un'idea e che sono proprio il frutto di un lavoro artistico e di una creazione non banale, non studiata, diciamo, a tavolino. Noi, insomma, che ormai frequentiamo questo settore da un po', lo capiamo presto, insomma, ci basta sfogliare il libro, ma vedere anche la copertina, renderci conto di alcune caratteristiche anche dell'oggetto libro in sé, dell'oggetto fisico, per capire se si tratta di un prodotto progettato a modo, insomma, se è di valore o se invece è commerciale. Chiedere anche il parere di Carla, che lavora molto nelle scuole e porta con sé la sua valigia di libri e di storie di qualità, per cui sicuramente può dare anche qualche elemento in più. Dici qualcosa proprio per aiutarci un po' ad orientarci. Alle volte io trovo dei libri che ci sono, per esempio, delle filasteocche che non sono delle filasteocche, sono scritte, si vanno a capo ma poi non si possono proprio leggere. Sono quasi imbarazzato. È assolutamente vero questo. Diciamo che uno dovrebbe, un modo per cercare di orientarsi è quello di, appunto, come diceva anche Francesca, di bazzicare la letteratura per ragazze, se girarla, perché ci sono autori che sono degli autori che sono delle garanzie, no? Ma non solo quelli storici, ma anche autori contemporanei, diciamo giovani, vivi, ecco, nel senso che non sono gli autori. Ma poi ci sono delle case editrici che sono delle garanzie, ecco. È un altro modo, è quello che anche dici di te, cioè se io adulto apro il libro, sono in libreria, sono dovunque sia, io ho trovato questo libro, lo apro e non mi convince, beh, mettiamo da parte. Se non mi convince il linguaggio, non mi convince appunto una filastrocca che non mi suona dentro, che filastrocca è? Una storia che io leggo dei pezzi e sembra non avere né capo né coda, probabilmente anche il bambino, che è un lettore meno esperto, lo capisce, magari a modo suo, però lo capisce, e comunque gli sto facendo fruire qualcosa di poco valido, ecco. Questo è un modo, perché certo poi più io adulto leggo libri per bambini, più mi avvicino, più sono, appunto, la frequento, e più divento un esperto. Questo poi vale un po' per tutte le cose, ecco. È questa un po' la difficoltà. Certo, il mercato offre anche dei prodotti che, ripeto, come dicevi te, la filastrocca che tu leggi, dici, ma che filastrocca è? Va a capo, ma che senso ha? Che non è che per fare la filastrocca basta la rima, ecco, insomma, per dire, ecco. Esiste in questo senso una letteratura solo per l'infanzia, o la letteratura di qualità non è solo per l'infanzia? Diciamo che quando parliamo di letteratura per l'infanzia, noi ci riferiamo a una letteratura che chiaramente è composta espressamente per i bambini e i ragazzi, quindi è destinata a essere letta da loro oppure ad alta voce, insomma, dagli adulti. Per ritornare al concetto di qualità di questa letteratura, mi viene in mente chiaramente i consigli anche che danno gli esperti, no? Come Luigi Paladin, che è un bibliotecario, un insegnante, uno psicologo, che ha in diversi libri, in diversi articoli pone l'accento proprio su quelli che sono i buoni libri, i libri che fanno di buono, rivolti ai bambini, e bambini anche piccolissimi. Se vogliamo dare qualche suggerimento proprio concreto, possiamo fare riferimento a questi consigli che lui dà per riconoscere i libri che fanno di buono. Per esempio, sono libri che dovrebbero rispecchiare i bisogni dei bambini e non quelli dei genitori. Per descrivere le attività che fanno i bambini nella storia, insomma, nella storia dovrebbero rappresentare i bambini come sono veramente, quindi magari anche sporchi, con le ginocchia sbucciate, con un colore diverso della pelle, con un difetto, una peculiarità fisica, insomma, bambini veri. Oppure proporre, se ci si rivolge a bambini molto piccoli, delle cose che sono della sua quotidianità, no? Della sua realtà più vicina, che scopre ogni giorno, le pentole in cucina, quello che c'è dentro la borsa della mamma, i giochi nella sua camera da letto.
e anche oltre a questo mostrare qualcosa anche che non conoscono, quindi spaziare anche quello che non gli è permesso di fare magari nella realtà. E quindi bimbi che amano trasgredire, disobbedire, salire sopra il tavolo, lanciare, non so, la pappa sul muro, ritrarre oggetti, non soltanto immobili, ma che sono ripresi nell'azione, no? L'azione collegata alle cose, quindi non solo la bicicletta, magari il bambino che va in bicicletta, libri che esplorano anche il mondo della natura, oppure libri che permettono anche di essere toccati, giocati, che quindi hanno una fisicità, una tridimensionalità, dei buchi, delle finestrelle da aprire. Questi sono elementi, questi ed altri sono elementi, insomma, che ci rassicurano sul fatto che questo libro è un libro pensato proprio per un bambino piccolo, e che quindi è un buon libro. L'illustrazione non è caotica, non presenta troppi elementi che confondono, non possono essere decifrati bene, c'è un fondo ben separato dal soggetto, con un bordo spesso. Questi ed altri elementi, non vorrei scendere troppo magari nel tecnico, però insomma penso di aver fornito qualche suggerimento. Certo, anche perché poi bisognerebbe vedere appunto le diverse fasce d'età. C'è invece un progetto molto più grande che nasce dall'incontro dell'Associazione dei Pediatri Italiani, dell'Associazione delle Biblioteche Italiane, un progetto che ha ormai tanti anni di storia, è molto diffuso, forse non tanto conosciuto, si chiama Nati per Leggere. Che cos'è? Nati per Leggere è un progetto di promozione della lettura a partire dai primi mesi di vita, e che è nato, come dicevi tu, grazie all'alleanza tra bibliotecari e pediatri. È attivo in tutta Italia ormai da quasi 20 anni, ed è il progetto, insomma, a cui noi che facciamo promozione della lettura, educazione alla lettura, teniamo sempre come punto di riferimento, perché Nati per Leggere ci ricorda per esempio che i primi 1000 giorni di vita del bambino sono fondamentali per il suo sviluppo, e quindi sono proprio quelli in cui gli vanno offerti gli stimoli e le occasioni di crescita per far sì che poi il suo cervello venga stimolato nella maniera migliore. E quindi durante questi primi 1000 giorni di vita, per esempio, leggere ai bambini, e la mamma che trascorre del tempo in una relazione affettiva molto forte con il bambino, circondato dalle storie, leggendo per lui, gli sta facendo un dono importantissimo che si porterà avanti per tutta la vita. Nati per Leggere ci ricorda anche che la lettura è anche un modo per dire ai bambini, un'attività gratuita, è un modo per dire al bambino: voglio stare con te. E questo rinforza enormemente la sua autostima, che è fondamentale nel processo di sviluppo e di crescita di ogni bambino. Il progetto è attivo in tutta Italia, e attraverso le biblioteche, attraverso i lettori volontari che leggono anche nei consultori. Ci sono tantissime, diciamo, iniziative portate avanti dai fautori del progetto, e che sono uno stimolo per tutti noi, insomma, anche a portare il progetto nelle scuole, nei nidi, negli asili nidi, insomma. C'è un sito dove si raccolgono, insomma, tutte le informazioni. Per chi non lo conoscesse, natiperleggere.it senz'altro è un modo per approcciare a questo discorso, a questo argomento fondamentale. Certo, e poi basta andare in biblioteca, perché nella maggior parte delle biblioteche si trovano le informazioni. Voi andate anche un po' oltre, perché dite che il progetto dice: a partire dai 6 mesi il bambino mostra le basi cognitive per accorgersi che il libro è un oggetto a sé, quindi si può iniziare la lettura. E nel vostro primo numero della rivista online parlate del bianco e nero e dite che addirittura prima dei 6 mesi si possono mostrare dei libri. Quali e perché? Sì, questo è importante. È importante innanzitutto perché il bambino in questo modo viene familiarizzato, no? al
l'incontro con l'oggetto libro, e quindi prima lo si mostra e meglio è, perché questo diventa un elemento conosciuto con naturalezza, quindi diventa un compagno di vita, di quotidianità, e forti anche della consapevolezza che i bambini, insomma, come abbiamo detto, nella primissima fase della loro vita vivono una tumultuosa fase di apprendimento, che quindi è irripetibile, tant'è che viene definita l'età fertile del cervello. E i bambini appena nati sappiamo che la vista ancora non è un senso perfettamente sviluppato, vedono prevalentemente in bianco e nero, ma sono attratti e quindi, diciamo, sono maggiormente attratti dai forti contrasti del bianco e del nero. Ecco perché i primissimi libri che si possono proporre e mostrare sono proprio quelli realizzati con questi forti contrasti, con delle sagome che spiccano dal fondo o nero o bianco, e che permettono, diciamo, di essere identificato meglio dal bambino. Sono comunque diciamo, oltre al discorso del bianco e nero, sul quale poi ritorneremo, che abbiamo affrontato su Libri Calze Lunghe per cominciare, secondo me è importante dire che il libro, ma la lettura, il parlare ai bambini, quindi anche non attraverso il supporto del libro, ma utilizzando la propria voce, è fondamentale fin dalla gravidanza addirittura, che noi sappiamo, il potere delle storie. Noi sappiamo che già, diciamo, dai 7 mesi di gestazione l'udito del feto è sviluppato, e quindi questo ci dice, il feto reagisce ai suoni, e la futura mamma è consigliabile che usi la propria voce come carezza, come coccola, come conforto, quindi leggendo o anche semplicemente, no, parlando, utilizzando un tono dolce, rassicurante. Leggendo alla pancia, scegliendo parole musicali che lo rilassino, insomma, che lo cullino, e questo perché non conta tanto il contenuto in questa fase di ciò che viene letto o detto, ma conta la sonorità, e quindi sia le ninne nanne, le filastrocche, le scioglilingua, insomma, sono i racconti in cui prevale, insomma, la musicalità del testo. È importante, insomma, che una mamma si dedichi anche a questa attività nei primissimi mesi di vita, ma anche prima, insomma. Radio Bequit su internet www.rba.it. Higher.